Ciao a tutti. Allora, eccomi qua con un nuovo video di lezioni di uncinetto. Oggi vediamo proprio delle cose più semplici. Volevo farvi vedere una cosa che magari sembra, cioè, molto, molto basilare, però non, insomma, non avevo, della quale ancora non avevo fatto un video. Volevo farvi vedere la mezza, cioè, la maglia bassissima. Allora, la maglia bassissima in pratica. In inglese viene chiamato slip stitch, in pratica è la maglia più bassa che c'è, con un solo passaggio del, si fa con un solo passaggio del filo. Si può usare, viene usata spesso, sia per cucire delle due parti di uncinetto insieme, lavorate a uncinetto insieme, anche a maglia. Come ad esempio le mattonelle, eccetera, si può anche usare per cambiare il verso, per esempio nelle borse, così si può usare per passare da una lavorazione, cioè per cambiare la lavorazione a 90 gradi. Voi fate un giro di maglia bassissima e potete iniziare a lavorare in su, in pratica, in così. Io la uso anche quando non so, faccio cappellini, cosettine così per decorare, in pratica per decorare in un colore contrastante il bordo. Comunque adesso vediamo come fare. Allora, ve la farò con un colore contrastante in modo che magari si veda meglio. Quindi così vediamo anche di che cosa stavo parlando. Ora io, vedete che questo sia il bordo di un cappellino, la fine di un cappellino, anche qualsiasi cosa. Quindi cosa faccio io? Giro, cambio quindi, anzi, veramente se fosse un cappello continuerei a lavorarci intorno, non avrei bisogno di cambiare, perché se fosse un cappello sarebbe tutto in tondo così, però in questo caso sono costretta, giro e faccio così, infilo l'uncinetto, tiro fuori il filo e il filo lo passo direttamente nella prima maglia. Ecco qua. Tiro fuori e passo. Vedete? Ovviamente quando si lavora questa maglia si deve fare attenzione a non tirare troppo il filo, altrimenti rimane, stringe, tende a stringere. Quindi questo è quello che vi dicevo. Io alle volte lo uso in un colore contrastante, magari per fare un bordino. Perché fa questo come una specie anche di decorazione, se vogliamo, carina. Ecco qua. Adesso andiamo fino alla fine. Andiamo fino alla fine, vi faccio vedere l'altra cosa che vi dicevo prima. In pratica voi lo potete usare anche se fate delle borse o non so, adesso non mi viene in mente qualsiasi altra cosa. Allora, voi se volete cambiare, quindi passare a una lavorazione senza cucire, voi potete passare a lavorare in pratica il lato della borsa. Quindi questo fate finta che sia il fondo della borsetta, di un portacellulare. Quindi voi cosa fate? Avete fatto questo giro di maglia bassissima. Quindi adesso voi potete fare una catenella fino alla fine e infilate l'uncinetto proprio nella maglia bassissima che avete fatto. Per quello dicevo, non fatela troppo stretta. Ecco qua. E fate, per esempio, mettiamo una maglia bassa. Adesso, ecco. Fate una maglia bassa. Lo sto prendendo male perché ho dei libri per sostenere questo, il cellulare, e quindi mi danno fastidio al braccio. Ecco qua, insomma, volevo farli tutti per farvi vedere cosa esce fuori, perché alle volte penso che non riesco a spiegarmi quando parlo, quindi magari vedendolo è più semplice. Ecco, questo è venuto male. Ecco qui l'ultimo punto. Ecco qua. Quindi vedete qua cosa succede? Che si è venuto a creare proprio l'angolino di 90 gradi. Quindi faccio ancora una catenella, giro. Adesso.
Vedete cosa succede? Che qua si è venuto a creare questa situazione. Poi non so, io lo uso quando faccio le borse, perché alle volte è sempre questa cosa che non mi va di cucire. Quindi vedete, ripeto, è un punto molto semplice che però si può usare per tante cose, fra cui anche, quindi dicevo prima, per esempio, si possono cucire insieme come si dice, due spezzoni. Quindi la maglia bassissima anche per cucire insieme due, esempio due mattonelle.